Ciao ragazzi, io sono Falconero e sono qua con un nuovo Falco risponde per rispondere a nuove mirabolanti domande che, come sempre, vi invito a fare rivolte a me, rivolte a entrambi o volendo anche sulla Elisa, così che si possano costruire nuovi e migliori Falco risponde nel prossimo futuro. Come sempre, ho scelto 10-12 domande, quindi partiamo subito con la prima di Crafter the Gamer che chiede: se Fallout 76 fosse uscito a settembre 2019, non sono cieco perché ha scritto piccolo 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 per cui so. Se Fallout 76 fosse uscito a settembre 2019, secondo te sarebbe migliorato? Anche grazie ai feedback della beta? No, secondo me no. Allora, per quanto sia un prodotto che sicuramente potrebbe piacere, soprattutto adesso che è stato arricchito con Wastelanders, per cui ha diversi contenuti, credo che nell'idea di base sia un prodotto abbastanza coraggioso barra folle, in cui hanno voluto forzare e provare qualcosa di estremamente diverso da quello che è sempre stato Fallout, e credo che la beta non li avrebbe comunque fatti smuovere da un'idea che avevano e che pensavano fosse quella giusta, ovvero quella di rimuovere tutto il Fallout da Fallout. E quindi penso che semplicemente basarsi sui feedback non sarebbe bastato per fargli capire, cioè per fargli capire la realtà dei fatti è servito un tonfo commerciale che poi li ha un attimino fatti rinsavire, però non penso che sarebbe bastato quello, purtroppo. Nader Kraiem chiede: cos'è il calcio per te? Una delle mie più grosse passioni in assoluto. La vita senza calcio è come una vita senza una donna, mettiamola. Nel senso che per me il calcio è motivo di divertimento, di aggregazione, di divertimento, di passione, di momenti di stacco da tutto quello che è il resto della mia vita. È stato un rifugio da problemi. È un'isola felice, ecco, definiamola così: un'isola felice, assolutamente. Tecorvi Riccardo chiede: come vivi la società moderna? Vedi degli ostacoli nel tuo lavoro da divulgatore videoludico nel futuro prossimo? La società moderna la vivo abbastanza male, dico la verità, perché la società moderna è quella società in cui se dici qualcosa tu hai sbagliato, se invece qualcun altro dice quella stessa cosa e tu gli dici che ha sbagliato, stai limitando la sua libertà d'espressione. Quindi è un mondo in cui le regole valgono, ma sempre per l'altro e mai per chi vorrebbe metterle in pratica. E non so se ho reso l'idea, però diciamo che la vivo abbastanza male perché è una società abbastanza tossica, quella moderna. Tutti espertoni, tutti professori, tutti che posano una laurea per prenderne un'altra quando si parla di qualsiasi argomento di interesse pubblico. E poche persone che conoscono il valore del silenzio quando non si conosce qualcosa. Ecco. Di base, per quanto riguarda la mia attività, il mio futuro lo vedo abbastanza più positivo di quanto non fosse 10 anni fa, nel senso che con l'aprirsi del settore, con l'aumentare del mercato, insomma, il mondo dei videogiochi negli ultimi anni è cresciuto tanto come dimensioni. Essendo cresciuto come dimensioni, è diventato più facile farsi accettare socialmente facendo questo tipo di attività. Io ricordo quando iniziai a fare questo lavoro, ormai quasi 15 anni fa, io ero visto come quello che parlava e scriveva di giochini. Oggi come oggi, diciamo che si tende a svilire meno la professione di chi si occupa di videogiochi per vivere, ecco. Quindi diciamo che penso che in futuro, da questo punto di vista, le cose potranno solo che migliorare, perché il videogioco diventerà di uso comune anche da parte di persone che l'hanno sempre osteggiato, e quindi insomma, penso che sarà più semplice come. E lo è già adesso, se io confronto i primissimi tempi che facevo questa attività con ora, mi trovo decisamente meglio a dire cosa faccio, ecco. Non c'è quel risolino nascosto sotto traccia, ecco. Oh, porca vita, quanto è piccolo. Massimo Ponasso, io purtroppo mi salvo gli screen sul cellulare, quindi parlando della tua grande passione per la Lazio, Elisa capisce cosa passiamo noi tifosi ogni domenica? La nostra rabbia, la nostra sofferenza? Oppure una di quelle che pensa che siamo sociopatici? Un saluto da entrambi, vi adoro. Allora, fortunatamente lei è una di quelle donne che comprendono il valore del calcio per un uomo. E a differenza di tutte le ex che ho avuto, tutte, quando la Lazio perde, io magari sono nervoso 5 minuti, non mi dice: eh vabbè, ma è un giochino! Ecco.
comprende che una passione è una passione, che si parli di calcio, che si parli di golf, che si parli di aeroplani di carta, una passione, qui può suscitare emozioni intense, come tutte le passioni. Non mi ha mai trattato da pazzo, neanche quando avrei meritato di essere trattato da pazzo in certi momenti delle partite, ma anzi condivide con me la passione per questo sport adesso sempre di più, per cui sono stato fortunato, devo dire. Flavio Vrioni chiede: hai mai giocato a scacchi? Sì, e mi piace un sacco. Non ci gioco abitualmente perché non mi capita, non c'ho neanche una scacchiera a casa, però mi piacerebbe un domani comprarmene una e giocarci anche con Elisa, banalmente, visto che anche a lei piace molto. Non so perché non ho mai comprato una scacchiera, dovrei in effetti. Polo 04: cosa pensi della nazionale italiana di calcio oggi? Pensi che riusciremo a tornare ai livelli del 2006? Perché no? Io non sono terribilmente pessimista come tanti quando si parla di calcio, di nazionale, perché, nel senso, siamo una nazione fondata sul calcio per certi versi, una delle più grandi passioni dell'italiano medio, abbiamo un'infinità di ottime scuole calcio, perché non pensare che un domani si possa tornare, magari anche nell'immediato. Certo, 2006 è stata un'annata particolarmente bella, però mai dire mai. Il mio amico Roland chiede: è da un po' che volevo chiederti se hai mai pensato di usare il green screen per i video. Te lo chiedo perché con la tua creatività potresti fare degli sfondi da premio Oscar. Mi piace vedere la tua stanza perché è familiare e accogliente, ma sarebbe anche bello vedere e esprimere la tua follia con il green screen. Sì ma no, nel senso, credo che in questo particolare momento, per il tipo di attività che porto avanti, il green screen sarebbe troppo impersonale. O meglio, sarebbe troppo freddo in alcuni momenti. Cioè, trovo che il green screen sia bellissimo per certi tipi di canali e per certi tipi di attività che si portano avanti. Io, meno male, ho sempre avuto l'idea e l'intenzione di puntare su dei video che potessero trasmettere familiarità. E io quello che ho detto all'inizio della mia avventura qui è stato quello di voler creare un posto che potesse creare nella mente di chi mi guarda le sensazioni tipiche di un pomeriggio passato insieme con un amico. Per cui ci mettiamo seduti vicini e giochiamo. Quello con uno sfondo impersonale o comunque netto o comunque iperprofessionale sarebbe difficile da trasmettere. Però è qualcosa che assolutamente stiamo valutando di fare, magari per determinate cose. Ecco. Luigi Polverino chiede: segui altri sport oltre il calcio? No, perché mi manca il tempo materiale. Già faccio fatica a seguire il calcio e tante volte devo privarmi di alcune partite perché non ho tempo materiale per vederle. Mi capita ogni tanto di guardare il tennis, ogni tanto di guardare il basket, ma proprio nei ritagli di tempo. Però ecco, se mi capita di passare su Eurosport, becco qualsiasi cosa, magari mi fermo. Ho visto a volte il curling, ho visto le freccette, ho visto di tutto. Cioè, a me lo sport piace come attività in generale, qualunque cosa sia. Seguirlo assiduamente mi è difficile, qualcosa che non sia il calcio, ecco. Mauro Granato chiede: qual è il tuo 11 ideale? Oh, porca miseria. Cavolo, ci devo pensare. Allora, allora, in porta Schmeichel, difesa a 4, con Roberto Carlos a sinistra, Maldini e Nesta in mezzo, perché Maldini mi piace di più come centrale, e a destra Cafu. Lo dico con la morte nel cuore da laziale, ma era un terzino meraviglioso. A centrocampo, io sto sparando ragazzi, questa non me l'avevo preparata. A centrocampo direi Veron, oh porca miseria, non mi viene in mente un mediano di quelli che piacciono a me. Veron Roy Keane, a destra Beckham, a sinistra Bale, ma quello del Tottenham. Cioè il Bale tempi del Tottenham. E davanti Ronaldo Drogba. L'ho sparata. Poi magari se avessi riflettuto sarebbe uscito fuori qualcosa di un po' più interessante. Però Ronaldo, cavolo, pure Baggio, magari ce ne sono troppe. Calcio ci ha regalato tanti di quei campioni meravigliosi che sarebbe difficile rispondere con facilità. Allora, Amin Tabite, spero di averlo pronunciato bene, chiede: rimorsi o rimpianti? Tutta la vita rimorsi. Tutta la vita, ragazzi. Ma tutta la vita rimorsi. Cioè, meglio pentirsi di qualcosa
che abbiamo fatto piuttosto che vivere con l'idea che se l'avessimo fatta quella cosa magari sarebbe andata bene, ecco. Cioè, in sostanza, vivere in movimento, non fermarsi. Quando ti fermi troppo a riflettere e non agisci, ecco che arrivano i rimpianti e li sconsiglio vivamente, perché ne ho avuti tanti in età giovanissima e mi sono ripromesso di non averne più. Stefano Marangoni chiede: mai avuto il terrore che una volta morto di essere facilmente dimenticato, o comunque considerato una persona per cui non valga la pena di versare una lacrima o di essere ricordata? Questa è la prima parte. Sì, ci convivo ed è il motivo per cui cerco nella mia vita di lasciare un segno, qualunque esso sia. Vorrei che un giorno, che ne so, tra 100 anni, qualcuno possa dire: oh, sai, una volta ho conosciuto Davide. E ricordarmi in un determinato frangente. Mi piacerebbe essere una persona ricordata nella mente di qualcuno, anche quando non ci sarò più. Ma hai avuto quel senso di colpa verso i tuoi genitori che, per quanto tu un giorno possa cercare di sdebitarti di tutto quello che hanno fatto per te, ciò non sarà mai abbastanza? Sì. E ci tengo a rispondere a questa domanda perché io ho avuto questo pensiero spesso, da piccolo, da più giovane. E mi ha bloccato in tante occasioni. Salvo poi comprendere che la cosa migliore che puoi fare per un genitore è quella di vivere bene la tua vita, affinché non abbia lui il rimpianto, o lei o loro il rimpianto di non averti magari fatto vivere la vita come avresti dovuto. Credo che un buon genitore sia quello che lascia il figlio vivere e che lascia il figlio libero di fare le proprie esperienze, anche di sbagliare. Per cui non lo vivo più il senso di colpa nei confronti di me, anche perché sennò non me ne sarei andato di casa. Era una cosa che mi teneva molto legato a casa dei miei, perché sono uscito tardi anche per quello, perché non mi sentivo. Mi sentivo come se fossi che ne so, un figlio degenere ad abbandonare la famiglia per farmi una vita mia. Ho capito che era la cosa più brutta che potessi fare, invece, quella di rimanere legato ai miei, in quel modo, nel senso, senza farmi una mia vita. Per cui il senso di colpa, se io lo chiamerei più amore verso i propri genitori. Cioè, chiunque abbia avuto mai una sensazione del genere dovrebbe trasformarlo in amore. Nel senso, fare le proprie scelte non vuol dire non avere a cuore chi ci ha messo al mondo, secondo me. L'importante è non dimenticarsi di chi ci ha messo al mondo una volta che le cose si sono evolute. Sempre che, e per me è importante, io sono uno di quelli che non pensa che il genitore. Come posso dire? Meriti un amore incondizionato per l'eternità semplicemente perché ci ha messo al mondo. Ho avuto la fortuna barra sfortuna nella mia vita, ma ci metto. È un discorso che si applica a tutto il parentato, ecco, non solamente. Cioè, io ho avuto la fortuna di chiamare nonni, zii, persone con cui non avevo legami di sangue. Ma nonostante questo, sono stati molto più importanti nella mia vita di persone con cui ho dei legami di sangue. Io, tolti i miei genitori, con cui ho legami di sangue, non c'è forse nessuna persona nella mia famiglia che io reputo famiglia. Nonostante ci siano legami di sangue. Ci sono un sacco di persone con cui non ho legami di sangue che per me sono meglio della famiglia. Quindi, questo per dire che cosa? Non. Cioè, sfrutto questa palla di questa domanda per parlare di questo aspetto, non fate sì che l'amore verso una o più persone possa limitarvi nella vita. Il senso di colpa è un qualcosa che ci impedisce di raggiungere il nostro reale potenziale, o qualcosa che ci limita nella vita e che ci blocca spesso e volentieri, e che spesso viene usata un po' come pretesto per nascondere la propria paura nel fare certe cose. Quando si ha il senso di colpa è il momento esatto in cui si deve comprendere che è importante forzarlo, perché non ci dovrebbe essere. Una persona, un rapporto sano non prevede sensi di colpa, dal mio punto di vista, quella che è la mia esperienza di vita. Quando c'è il senso di colpa vuol dire che qualcosa non va dentro di sé o nel rapporto con quelle persone. Per cui forzate, forzate e vivete. Questo è un po' quello che posso dire da persona che ha vissuto tanti momenti complicati, da persona che ha vissuto tanti momenti di impasse totale, di blocco, di paralisi mentale, in cui non sapevo che cosa fare, come ben sapete appunto. Ho anche avuto periodi di attacchi d'ansia, cioè legati proprio anche al senso di colpa, spesso e volentieri, per cui. Però
ne parlo con triste cognizione di causa. E vi dico, nella vita restate in movimento, non fermatevi, perché quando ci si ferma si inizia a pensare troppo a cose che non devono essere considerate. Meglio rimanere in movimento e seguire il proprio istinto nel vivere la propria vita, nel rispetto degli altri, perché è fondamentale, ma vivere la propria vita. Ecco, io adesso, tornando al discorso dei genitori, io mi sono sganciato dal senso di colpa legato ai miei, ma li vado a trovare frequentemente, ecco. Però vivo la mia vita. Questa è una cosa importante, cioè non trovate un buon compromesso fra senso di colpa e la vostra vita, detta in maniera proprio semplice. Ragazzi, questo è quanto. Abbiamo chiuso anche oggi un Q&A abbastanza ricco di spunti. Vi ringrazio come sempre, perché questi Falco Risponde sono sempre motivo cioè sono una bella occasione di confronto su temi che magari normalmente non affrontiamo, su questioni che magari normalmente non si affrontano, e per me è bello poter ogni tanto chiacchierare anche di cose che non siano prettamente legate alla mia attività, ecco. Nella speranza che possano rappresentare un bello spunto, magari anche per voi, per farvi delle riflessioni, delle chiacchierate con vostri amici, parenti, compare, nipote, come dice il buon Merluzzo, che io adoro. E niente ragazzi, un abbraccione a tutti e noi ci vediamo alla prossima.